Allora, non devo dire nulla sul risultato perché forse il risultato più giusto non ce n'era. Finisce 0-0, il Napoli e Milan si portano a pari punti in testa alla classifica e il Napoli si ferma ad 8 vittorie su 8. Identico, estremamente un copione del 2017-2018 perché le vince tutte, poi pareggio contro l'Inter 0-0, le vince tutte, poi pareggio contro la Roma 0-0. La partita è stata, diciamo, un poco equilibrata. Ci sono stati un bel po' di occasioni, soprattutto un gol annullato da Osimhen nel finale per un fuorigioco che era metrico. Poi, ragazzi, un palo dopo aver fatto ping pong di Osimhen, quello che doveva andare in porta, ha preso un palo dopo. Cioè, ragazzi, è successo di tutto e di più in quella partita. E si conclude così, senza reti. E poi, ragazzi, c'è stata anche l'occasione della Roma da sottolineare. C'è stata l'occasione. Cioè i pellegrini al volo, c'è stato il colpo di testa, un bel po' di occasioni. E quindi questo è, ragazzi, non devo dire più nient'altro, il risultato giusto, più giusto non poteva esserci. Sono contento perché poteva andare peggio, soprattutto nei minuti finali, ragazzi, poteva andare veramente peggio. E noi ci vediamo, ciao.